Buonasera a tutti, buonasera a tutti, oggi siamo in preserale che è una cosa un po' diversa dal solito, diciamo così, eh, e quindi un po' particolare almeno sotto questo punto di vista. Come sapete, oggi volevo parlarvi del DDL Zan, ovviamente, buonasera a tutti. E Buonasera abbiamo, a tutti. Abbiamo un problema di sovrapposizione. Oggi siamo in un preserio quindi è una cosa un po' diversa dal solito, diciamo così. Ok, e comunque continuiamo la nostra diretta. Scusate l'inconveniente tecnico, ma succede di tutto. Allora, eh, dunque, dicevo, gli DL ZAN, disegno di legge, che eh, è un qualcosa di cui stiamo parlando forse anche troppo, ma forse troppo poco, non lo so. Di sicuro è troppo male, eh, perché mh, questo disegno di legge è chiaramente che cosa riguarda? Se io chiedessi a una decina di persone, direbbero beh, riguarda l'omofobia, la, transo, la transofobia, ma di preciso che fa? Beh, non si è troppo capito. Eh, oggi cerchiamo di dare un'occhiata a questo DDL ZAN e vedere cosa c'è scritto, che cosa prevede. Oh, questo disegno di legge in realtà ha una... Come dire, ha delle origini remote perché già si parla eh, di, 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 di DL di una roba molto simile nel decreto legge Scalfarotto che era più o meno la stessa roba, ehm, e mi sembra che ci fu un tentativo ancora precedente, una cosa del genere, ehm, e comunque vabbè, mh, ci sono state una serie di ehm, di disegni di legge che vanno in quella direzione, grosso modo. Um, ovviamente, se volete commentare mi fa piacere, ma comunque, ancora non ho detto niente. perciò non aggreditemi così subito. Allora, senza frapporre ulteriori dugi, anche perché questa diretta non volevo farla durare troppissimo, cominciamo subito, direi, la lettura di questo DDL Zan. Vediamo che cosa dice, e cerchiamo di. Eh... Leggerlo insieme. Allora, partiamo dall'inizio. Intanto, disegno di legge, eccetera, eccetera. Questo ve lo metto in descrizione eh, senza problemi. Ehm, guardate, questi sono tutti i firmatari, ovviamente un bel numero di firmatari. Misure di prevenzione, di contrasto, di discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Allora, eh, innanzitutto parte con le definizioni Ai fine della presente legge. Attenzione: per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. Penso che con buona eh, approssimazione si possa dire maschio o femmina. Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. E qui vi confesso che già mi perdo. Praticamente è una manifestazione esteriore, che quindi può non coincidere evidentemente con il sesso. Per orientamento sessuale si intende questo è invece un concetto più, più familiare. L'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi. Infine di, per identità di genere, ogni volta che c'è il genere io mi perdo. Uh, si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, uh, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Quindi capiamo che ha qualcosa a che fare con la sessualità liquida. Um, con il mondo del transgender e, e, e anche altre cose, io mi scuso ma non, non conosco approfonditamente questa terminologia perché so che è molto, molto precisa e probabilmente neanche, neanche codificata in qualche modo, meglio non codificata in modo universale. Allora queste sono le definizioni. Mm, vediamo un po' però quali sono, effettivamente in concreto cosa fa questa legge. L'articolo 2 è uno dei più importanti diciamo di questo DDL all'articolo 604 bis eh, sono apportate seguenti modificazioni eh, al primo comma lettera A sono aggiunte le seguenti parole però non capiamo nulla di quello che viene aggiunto eh, se non leggiamo eh, il codice penale così com'è quindi adesso dovrei aver preparato una scheda che vi mostra eh, il codice penale come è, come viene modificato, eh, di sicuro la lettera D modifica la rubrica. La rubrica sarebbe eh, eh, il nome dell'articolo. Il nome dell'articolo in gergo tecnico, si chiama rubrica. Quindi, la rubrica si, chiama, si chiamerà propaganda di idee fondate sulla superiorità, sull'odio di razione etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori violenti per motivi razziali, etnici, religiosi e fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere o sulla disabilità. Tra parentesi avete notato che la disabilità non viene definita dalla legge, quindi alla fine della presente legge non si chiarisce cos'è la disabilità, evidentemente lo si ritiene un qualche cosa di eh, pleonastico, non c'è bisogno di, diciamo, di, di spiegarlo. Allora, ecco qua, eh, 604 bis, questo è l'articolo del codice penale, in rosso è quello che cambia, quindi... Come vedete in nero c'è il nome che è adesso, propaganda, istituzione, delinquere, eccetera, eccetera. In rosso il nome eh, che va a essere. Quindi in pratica si aggiunge dopo re, razziale, etnica e religiosa anche eh, fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sociale, sull'identità di genere e sulla disabilità. E questo elemento, oppure fondati sul sesso, eccetera, come vedete, eh, ricorre. Ma leggiamoci la norma. Salvo che il fatto costituisca più grave reato. È punito quindi con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro. Chi propaganda, idee, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati appunto sul sesso, sul genere, eccetera, eccetera. Eh, quindi. Praticamente è un, è un reato distinto, distinto da altri reati che possono essere le lesioni, la violenza privata o l'omicidio naturalmente, quindi eh, chiaramente l'inciso, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è molto importante. Ehm, poi la reclusione da sei mesi a quattro anni, in cui in qualsiasi momento istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, eccetera, eccetera, pure fondati, bla bla bla. È uh, vietata l'organizzazione, associazione, movimento, gruppo, aventi tra i propri scopi, e qui è interessante perché bisognerebbe chiedersi uh, tra i propri scopi dichiarati o tra i propri scopi così come vengono ricostruiti uh, nel nell'indagine, perché... Chiaramente se fosse tra i propri scopi dichiarati ehm, beh, sarebbe abbastanza cretino che uno scrive voglio discriminare questo e quello. Tra i propri scopi, così come vengono riscontrati, perché dice voi avete fatto questo, fate queste cose, ergo voi incitate la discriminazione e la violenza, eccetera eccetera. Eh, chiaramente questo sarebbe un altro paio di mani che... E introduce elementi di difficoltà, ma chiaramente questi elementi di difficoltà ci sono anche adesso, quindi non vengono introdotti dal dire vengono semmai ampliati sull'orizzonte dell'omofobia, del, dell eccetera, eccetera. E poi viene modificato anche il 604 ter, che è una circostanza aggravante per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione. O di odio etnico, eccetera, eccetera, oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, eccetera. Oppure al fine di agevolare attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena aumentata fino alla metà. Quindi questa è una circostanza aggravante. E fin qui, praticamente, DDL Zan che fa? Amplia una norma che c'è già, amplia una norma del codice penale che già punisce. Delle condotte appunto eh, razziste o ehm, antisemite o antireligiose, eh, anche se come avete visto non è che siano troppo ben definite, non si capisce bene che sono questi atti di violenza. Evidentemente si deve dedurre che sono atti di violenza diversi dai più gravi reati, quindi non sono lesioni non sono violenza privata, non sono ovviamente sequestro di persona, tantomeno omicidio, tentato omicidio, quindi non sono questi atti, sono atti di violenza, eh, come dire, eh, minori, perché se, se, se la norma dice salvo che costituisca più grave reato, eh, è implicito che dica questo è un reato meno grave, evidentemente, quindi... Tutti i reati più gravi sono già puniti da altri, altri fatti specie di reato che non guardano a questo. Questi reati più gravi sono puniti con una pena che, avete visto, non è tutto sommato elevata, perché poi fino a... ci sono delle soglie, ora dipende, ma molto spesso se la pena non è arrivata viene o convertita in pena pecuniaria o convertita in altre forme di... Eh, pena alternativa alla detenzione perché comunque la detenzione oltre a essere eh, molto pesante come pena è anche costosa per lo Stato quindi eh, per molti motivi si cerca di evitare la detenzione e questo in generale per tanti per tanti reati e si prevede come avete visto anche una, un aggravante un aggravante ora mh, rileggiamoci appunto questo aggravante per i reati puniti con pena diversa da quella dell'ergastolo quindi eh, quasi tutti eh, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, relazionale oppure per motivi fondamentali quindi è un aggravante generale eh, che introduce una motivazione ulteriore eh, questa norma come detto già c'è, solo la parte in rosso viene aggiunta eh, e questo invece riguarda non tanto le fattispecie del 604 bis, ma le fattispecie che già ci sono, quindi tutti i reati che già ci sono, quindi quelli che vi ho citato prima, sono aggravati se appunto ci sono sono aggravati già ora se commessi per finalità di discriminazione di odio etnico naz nazionale, razziale o religioso, verrebbero a essere eh, allo stesso modo ehm, costituire circostanza gravante per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento, eccetera, eccetera. Um, ritorniamo a, a guardarci questo uh, disegno di legge, eravamo rimasti all'articolo 2, eh, anzi all'articolo 3 abbiamo fatto, che appunto modifica il 604 ter, l'abbiamo visto, e poi c'è la, la contestata articolo 4 che dice pluralismo delle idee e libertà delle scelte. E, dai, di fronte a queste norme io veramente non so cosa dire, perché ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o d'opinioni, nonché le condotte legittime e riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Ora, chiaramente, questa norma introduce degli elementi di di dubbio, secondo me, perché dice chiaramente come avete visto, sono due norme penali che introducono eh, una una fattispecie autonoma di reato per atti violenti che non sono gli atti violenti già puniti perché più gravi, quindi sono atti violenti meno puniti, però connotati da questa finalità. Quindi la finalità che è un qualche cosa che eh, chiaramente lo si riscontra nei fatti, quindi come si fa a capire a che fine costui ha fatto queste cose? Lo si capisce chiaramente perché ehm, chiaramente lo si capisce sulla base eh, di quelle che sono le circostanze, quindi dalle circostanze si capisce se questa persona ha picchiato. Questa, questa vittima perché, perché è un nero e lui odia i neri oppure perché ce l'aveva con lui per qualche motivo che non riguarda necessariamente l'aspetto razziale allora a quel punto eh, non c'è eh, l'aggravante eh, però eh, chiaramente questi elementi sono elementi eh, come avete letto questa, questa norma ehm, elementi che ehm, Avete letto il 604, quindi eh, quelle norme che, che si era detto prima. Si parla anche di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi che hanno finalità. Quindi notate che c'è una certa... Eh, non, cioè, io vorrei maggior chiarezza, magari sono io che non capisco, però... Chiaramente associazioni, cioè c'è la propaganda idee. Poi però viene detto eh, se sono convincimenti o opinioni. Condotte legibili, riconducibile al pluralismo delle idee, libertà delle scelte, ma allora dov'è che finisce la libertà delle scelte, il pluralismo delle idee? Beh, finisce sul confine di, di ciò che è razzismo, di ciò che è antisemitismo o odio omofobico o transfobico. Eh, ma questi elementi come li vado a definire? Mentre naturalmente. Diciamo che del razzismo un pochino un'idea ce l'abbiamo, perché ehm, abbiamo avuto un regime totalitario razzista anche, quindi l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto, più o meno l'antisemitismo e il razzismo, abbiamo un po' capito che, che faccia c'ha. Però omofobia, transofobia e lesbofobia sono... Concetti che tutto sommato non sono poi così consolidati, anche perché spesso eh, questi concetti vengono in qualche modo eh, appoggiati, ehm, a mio avviso in modo erroneo, eh, sull'aspetto vittimistico, cioè eh, ciò che la vittima considera omofobia è tale. Chiaramente, un atteggiamento del genere garantisce la massima tutela. Però a livello penalistico non è un atteggiamento che mi sentirei di promuovere perché non puoi schiacciarti sul punto di vista della vittima del fatto per definire qual è il presupposto che fa scattare l'omofobia o la non-omofobia. Oppure ci sono altri, ci possono essere anche altri concetti. Sembra ovvio, ma non è ovvio. E, ehm, e se la legge eh, avete visto l'articolo 1 fa le definizioni di cose genere, di cose identità di genere, eccetera, io avrei gradito che definisse anche che cos'è omofobia. Ehm, in realtà dice è l'odio verso l'identità di genere. Eh, un, po un concetto un, un po' generico. Che cos'è l'odio verso l'identità di genere? Come faccio a dire eh, tu sei. Ehm, ci sono diverse categorie di, di identità di genere, tu appartieni alla categoria numero 13 e eh, io odio la 13, cioè, non lo so, forse sono privo di fantasia su questo punto, manchevole di, di elementi sicuramente così, però mh, mi piacerebbe che ci fosse maggiore chiarezza, perché queste sono perplessità eh, che io mi pongo, cioè io personalmente... Eh, mi chiedo alcune cose per esempio eh, si è detto ma uno dopo questa legge può eh, continuare a essere contrario per esempio all'utero in affitto e si è detto da parte di chi sostiene questa legge beh sicuramente sì perché comunque è un'opinione su una legge eccetera eccetera sì probabilmente è vero però diciamo gli elementi eh, di dubbio sono altri. Adesso ci arriviamo. Continuiamo la lettura della legge. Continuiamo a sfogliare questa legge che arriviamo alla parte più complicata. Eh, modifica decreto legge 26 aprile del 93, numero 122, che è una norma ehm, che a sua volta modifica un'altra norma. Adesso ve la, ve la apro perché così non si capisce nulla. Articolo 1, come uno bis. Eh, le parole, i reati previsti e sono stati dei delitti di cui quell'articolo 604 bis del codice penale, ovvero un articolo aggravato alla circostanza. Quindi c'è un rinvio a, questi, a, queste norme, eh, a queste norme di legge eh, che vi ho letto, quindi 604 bis e 604 ter. Torniamo, andiamo a vederci questa, questa norma più da vicino, perché se no non si capisce e forse non si capisce neanche così. Um, quindi come vedete l'articolo 3 della legge è sostituito dal seguente Salvo che il fatto costituisca il violare del gap anche ai fini dell'attuazione della disposizione Questo è sempre, um, è sempre un rinvio alla stessa norma Quindi è sempre la norma che vi ho letto prima praticamente Ma è l'1 bis che viene cambiato eh, con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo, cioè sempre questo reato qua, 604 bis alla fine, o per uno dei reati previsti dalla legge, eccetera, eccetera, andiamo giù perché qui c'è una nota lunga, tre pagine, dice eh, praticamente il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociale di pubblica utilità. Ora, senza farla tanto lunga, praticamente. Questa norma ci dice che um, è possibile dare come pena accessoria um, il lavoro sociale presso associazioni, e il um, DL Zan dice associazioni che tutelano da queste finalità qui, quindi l'odio contro il genere, l'identità di genere, eccetera, eccetera, eccetera. Um, quindi, praticamente un, un omofobo verrebbe ad essere punito con l'articolo 604 BIS, ma in più con la pena accessoria del lavoro presso queste associazioni. Quindi associazioni LGBT praticamente, scelte evidentemente dal tribunale, quindi dovrebbe fare del lavoro per queste associazioni come forma di pena accessoria. Torniamo. Alla legge, eh, torniamo a sfogliare le, eh, il disegno di legge. Scusate, quindi praticamente sì, qui dice: ehm, Stranieri a favore dell'associazione, tutela delle vittime dei reati di cui l'articolo 604 bis, cioè quello sempre quello di cui si è detto. Quindi ehm, al comma 3 di questo articolo, 5: Entro 60 giorni, con regolamento adottato. Sono determinate le modalità di svolgimento di attività non retribuita fuori della collettività. Quindi, vabbè, ci sarà un regolamento che spiegherà in che modo eh, avverrà questo, questo vol volontariato praticamente presso associazioni di questo genere e anche associazioni, ovviamente, di vittime contro il razzismo, eccetera. Um, qui c'è una modifica del codice di della procedura penale, comunque, sempre nella stessa. Discorso: vedete, dopo le parole eh, sono inserite le seguenti: fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale. Quindi, sempre, sempre lì siamo. Articolo 7. Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Ecco, e qui compaiono questi termini che vi dicevo prima non vengono spiegati. Riconosce il giorno 17 maggio quale giornata nazionale contro l'omofobia e la transfobia al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in attuazione dei principi di eguaglianza e pari dignità, eccetera. La giornata non determina la riduzione dell'orario, vabbè. In occasione della giornata nazionale, eccetera, sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle affinità di Qualcomm le scuole nel rispetto del piano triennale, ecco le scuole che dicono non c'entrano niente. No, le scuole c'entrano perché nel rispetto del piano triennale, l'offerta formativa, quindi di quel comma, eccetera, eccetera, e del patto educativo di corresponsabilità, mamma mia, quanta burocrazia nelle scuole. Nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono l'attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili, la legislazione di vicenda, quindi, praticamente anche le scuole devono fare. Queste attività e queste cerimonie eh, contro l'omofobia, transfobia, eccetera. Sempre eh, in base a questo DDL. già. Ehm, poi abbiamo appunto questo modifica al decreto in materia di prevenzione e contrasto di discriminazione per motivi legati all'orientamento, eccetera, eccetera, introduce questo comma 2bis. Nell'ambito di competenze del comma 2, l'ufficio elabora. Con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione, il contrasto e discriminazioni dei motivi legati. Questo, se non sbaglio, è legato all'UNAR, ma potrei sbagliarmi. Quindi c'è un ente che fa, queste, fa già studi simili e vengono dati i maggiori poteri. La strategia regola, definizione degli obiettivi, induzioni e misure relative all'educazione, all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione dei media. La strategia è elaborata sul quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, ora non ci si deve spaventare troppo perché comunque sono attività amministrative queste, comunque hanno naturalmente il loro peso. Poi c'è anche una modifica, l'articolo 104 di un'altra materia ancora, in materia di centri contro le discriminazioni motivate sull'orientamento sessuale e identità di genere, quindi eh, anche qui abbiamo un, un allargamento. Eh, come vedete sono previsti, sono inclusi i reati di qs 104 bis, quindi praticamente degli istituti, la logica è sempre la stessa. Istituti eh, nati per contrastare il razzismo e l'antisemitismo, eh, o l'islamofobia diciamo, eh, la cristianofobia no, non esiste, nessuno, <ride> evidentemente non esiste. Eh, si allarga a, eh, appunto, l'omofobia e tutto il resto. Articolo 10, eh, che credo sia l'ultimo, sì, esatto, dice: ai fine della verifica dell'applicazione presente legge, per progettazione e realizzazione di politiche per il contrasto alla di discriminazione e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto Nazionale di Statistica, nell'ambito delle proprie risorse, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno azionale quindi si faranno delle statistiche. Ora, quindi questa legge, praticamente questo disegno di legge, che cosa eh, vuole fare? Ehm, come detto, da un lato penalizza delle condotte che però sono meno gravi di quelle già punite dal codice penale, poi aggiunge una, eh, un aggravante generale, anzi allarga un aggravante generale già esistente e per il resto introduce... Ehm, questo elemento della giornata nazionale contro l'Omofobia, eccetera. Ora, perché questa norma è così divisiva? Mm, ci sarebbe da, da chiederselo. Uh, ehm... Ci sono delle domande, scusate. Quindi, se ad esempio si commette omicidio a sfondo omofobico, il reato maggiore è l'omicidio forse si potrà pagare l'aggravante della discriminazione. Sì, esatto, come adesso è eh, a sfondo. Se, a sfondo eh, se è a sfondo. Se è a sfondo appunto. razzista, già lo si può, lo si può fare. Ehm, quindi, eh, secondo te, quale sarà il corso di questo DDL? Verrà approvato. Eh, eh, se me l'aveste chiesto una settimana fa, due settimane fa, avrei detto sicuramente sì. Ora non ne sono più tanto convinto perché appunto adesso volevo arrivarci. Questa norma è estremamente divisiva eh, e, e non soltanto da un punto di vista politico. È divisiva per due motivi. Primo perché divide la politica, praticamente è un DDL molto connotato politicamente, molto marchiato PD. Eh, e si vede, secondo me, da una serie di cose, eh, in particolare si vede dal fatto che tutti gli elementi. Eh, tutto, diciamo, la, il panorama delle associazioni LGBT viene in qualche modo accomunato, come se ciò fosse assodato, anche se, non, anche se non viene scritto, laddove invece queste associazioni non sono un monoblocco. Ci sono delle differenze, ci sono delle cose che alcune vogliono e altre no, e poi ci sono naturalmente tutti i colori politici, ci sono i gay di destra e i gay di sinistra, e poi naturalmente ci sono le associazioni che, come dire, le persone, le singole persone che non si riconoscono in nessuna associazione, vanno per cavoli loro e, e vabbè. Quindi al di, di questo, al di là di questo, è divisivo perché è visto come un elemento fortemente politico, fortemente di sinistra perché fortemente PD perché secondo me il Movimento 5 Stelle è ugualmente di sinistra ma non è non, non può rivendicare come proprie questo tipo di battaglie perché loro lavorano più sui diritti sociali che non sui diritti civili diversamente dal PD che ha evidentemente abdicato i diritti sociali non gliene frega più niente Uh, è divisivo uh, quindi perché è politico ma è divisivo anche perché ci sono delle obiettive ci sono delle obiettive uh, come dire delle perplessità leggevo ieri un articolo molto interessante perplessità che provengono anche sul DDL Zanna dal mondo femminista uh, non è una cosa recente non è una scoperta recente che il mondo femminista effettivamente um, ha dei problemi soprattutto eh, con il transessualismo, ma in particolare con questa idea che basti sentirsi donna senza aver intrapreso necessariamente percorsi di transizione fisica o anche di altro genere ormonale, eccetera. basta sentirsi donna per definirsi donna. Ehm, ve, lo, ve lo ritrovo ve lo, ve lo metto in descrizione questo, questo articolo che ho trovato. Ehm, e questo articolo appunto diceva che ehm, parlava appunto di, di questo elemento di contrasto. Qual è il problema? Il problema è che il mondo femminista vede, sia pure alla lontana, una minaccia in questo concetto liquido di genere, perché il genere è il punto di partenza delle lotte femministe. L'idea di dire noi siamo donne, siamo noi, e quindi eh, chiediamo questo, questo e quest'altro. Se il concetto di donna viene a essere relativizzato, ma potremmo dirlo di tutto, se un qualunque concetto di partenza viene a essere relativizzato, è chiaramente mi manca il, la, la base su cui poggio vacilla in qualche modo. Ecco perché ci sono ci sono spesso stati degli screzi qualche anno fa la Rowling fu accusata di transofobia perché esprimeva, credo, posizioni di questo genere in nome del femminismo. E mh, pertanto ci sono perplessità anche in ambienti che si potrebbero forse definire di sinistra, probabilmente. Ehm, crea molte perplessità questo disegno di legge, anche perché introduce, per me, diciamo, la perplessità che mi pone è l'uso. Della norma penale, io non sopporto quando viene usata la norma penale per piazzare una banderina. Ehm, ma questo diciamo è una cosa mia, capisco che possa non essere condivisa, che c'è anche, anche la misura penale, ma quando si crea una, un aggravante di base, a che cosa si sta facendo? O oh, si crea una fattispecie nuova? Si sta dando a chi giudica. Quindi al giudice uno strumento in più, nel caso soprattutto dell'aggravante, per valutare la pena da dare e per valutare il fatto e conseguentemente la pena. Perché il giudice non è che dà le pene come gli pare e piace, deve rifarsi a dei criteri molto precisi e quindi dare un aggravante in più gli dà un criterio in più per, per definire quale deve essere la pena. E quindi la, la stabilisce. Eh, Personalmente quindi non mi piace che si penalizzino uh, le condotte. Certo, uno dice vabbè, ma sono già penalizzate quelle razziste. Queste tutto sommato sono simili. Sì, tutto sommato sono simili. Anche se però non si è ben capito. Allora, il problema è che non è chiaro qual è. Qual è la condotta che viene punita dal, dal nuovo 604 eh, bis? Cioè, la condotta di atti violenti che non sono quelli più gravi, ma che sono atti di omofobia. Esattamente che cosa avete in mente? Cioè, uno che insulta un altro, cioè, ma non è un atto violento? Cioè, non riesco. Limite mio, non riesco bene a inquadrare se magari qualcuno mi vuol dare una mano a dire no, eh, avevano di mente questo tipo di atto perché non riesco a capire veramente qual è l'atto che viene incriminato e ho quindi eh, conseguentemente siccome non lo capisco e eh, parto dal presupposto che siccome una cosa non la capisco può darsi pure che, che come dire magari non è proprio immediato. Ho paura che sia più una voglia di costituire una norma penale a tutti i costi piuttosto che cercare di spiegarsi meglio. Una norma migliore poteva essere fatta, ma io francamente, francamente, con tutti i miei limiti, non ho capito quali sono questi atti violenti che vengono puniti e che non sono più grave reato, non sono riuscito a capirlo. Certamente capisco eh, il senso della giornata nazionale per l'omofobia. Quello chiaramente è un, un provvedimento con il quale si fa entrare il contrasto all'omofobia sempre di più nell'agenda nazionale, governativa. Quindi diventa una priorità dell'ordinamento, in qualche modo. Eh, diventa qualcosa di cui si deve parlare nelle scuole. E qui chiaramente c'è ancora più contrasto perché chi eh, ritiene che questo tipo di propaganda che poi verrebbe evidentemente svolta nel concreto da associazioni appunto ehm, che difendono che affermano di rappresentare gay, lesbiche, trassessuali eccetera 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 ehm, che sarebbero chiamate per esempio nelle scuole eh, come ovvio Chiami un esperto, che chiami il postino per parlare di queste tematiche, per approfondirle. Quindi dice: non, non, non entreranno nelle scuole? Beh, in realtà sì, sì. Se le cose sono fatte bene, sì. Se le cose sono fatte male perché il professore si lancia in una filippica contro l'omofobia, vabbè, ma non è un modo buono di. Di procedere perché o tu sei per conto tuo un esperto della materia, ma se non lo sei, è giusto rivolgersi. Comunque, personalmente, poi io sono sempre molto, 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 molto freddo su tutto ciò che viene a insistere sulle scuole che sono già gravate di tantissimi pesi, di cose che devono fare, di cose che devono approfondire, tante cose, e già il programma è lungo gravoso. È difficile spiegare, è difficile studiare, tutto questo si aggiunge nuove cose, nuove cose, perché la scuola non è semplicemente, deve diventare la formazione del cittadino, il cittadino deve, deve uscire dalle scuole formato, non si può fare l'onestà a tavolino, non si può fare la bontà a tavolino, non si può insegnare la virtù, non lo so, io sono convinto di questo, probabilmente sbaglio, ma... Ehm, che giudizio dare complessivo su questo disegno di legge ma mi sembra appunto che sia un disegno di legge estremamente eh, ideologico naturalmente se si voleva fare una norma non ideologica la si doveva scrivere probabilmente in modo diverso eh, più chiaro mh, non metterci dentro tutte queste cose probabilmente non si capisce bene quali sono i limiti della mia o della tua capacità di, capacità di esprimere il pensiero, quali sono i limiti del pensiero, dov'è che si arriva, perché non è definito che cos'è omofobia. È l'odio contro l'identità, eh, ma che vuol dire l'odio contro, contro il sesso? Cioè odio il pene, odio la vagina, okay. cioè è molto complicato, sono concetti non immediati. Sono concetti non immediati e, e farne una norma penale, onestamente, eh, non mi trova concorde come, come strumento. Quindi, personalmente, da giurista, non mi piace quando vengono usate norme penali per portare avanti eh, delle campagne. Alla fine, questo rimane: rimane una specie di referendum su vi piacciono gli gay o no. Perché se si, sembra che, che sia questo, cioè se, se approvi questo DDL vuol dire che sei contro l'omofobia, se invece lo rifiuti sei a favore. Ma non è per forza così. Magari non ti piace questo DDL non perché sei a favore dell'omofobia, ma perché magari non ti piace come è scritta questa norma, non ne condividi il senso, non ne condividi la direzione. Come abbiamo detto, ci sono delle perplessità da più parti anche per per diversi motivi, quindi secondo me, certo si può essere a favore, ma secondo me ehm, chi è a favore è a favore soprattutto perché vede una solenne, grande affermazione di eh, essere contro l'omofobia, e, e capisco, per carità capisco che chi, chi ha a cuore, che ha questo tipo di sensibilità, voglia anche un provvedimento di norma, di legge che lo dica chiaramente, eh, e quindi plaude a questo tipo di, a questo tipo di, di provvedimenti e, e lo promuove. Quello che capisco un po' meno è tutta questa, cioè non è che non lo capisco, mh, eh, mi lascia un po' perplesso questa, quest, questa cosa di farla con la mano, vedete, io l'ho messo qui Enzo Miccio e Pillon l'uno contro l'altro, ma sono identici come potete vedere. <ride> a parte che forse uno si veste un po' meglio dell'altro uno è parlamentare e l'altro no quindi uno è più potente dell'altro chiaramente però sta cosa di fare la foto metterla sulla mano soprattutto Fedez l'ha fatto ha messo Didier Lezano sulla mano eccetera l Alessandra Mussolini avete visto tanti altri soggetti però eh, è curioso questo modo di fare perché se uno chiedesse una norma perché, ad esempio, vuole mettere un freno all'omofobia, sarebbe più sensato che lo facesse qualcuno che è stato vittima di un episodio di omofobia. E allora avrebbe senso perché dice, io ho subito questa violenza e quindi voglio questo disegno di legge che combatte la violenza come quella che ho subito. Così però, in mano a Fedez, questa propaganda... Un po' cioè, eh, io sono contro questa cosa. Io che sono pieno di soldi, famosissimo, bello, giovane, ho una famiglia perfetta, una moglie bellissima, più ricca di me, non ho un problema che uno al mondo, e vi dico: eh, omofobia no. Eh, secondo me, queste forme di, di, di appoggio molto Instagrammabili, però tutto sommato, um, eh, durano un giorno perché. Che senso ha di dire io ho tanti followers, ma è molto evanescente come forma di propaganda. La propaganda si fa bene eh, mostrando appunto dei testimoni che siano credibili, che siano vittime, non che siano semplicemente famosi. Sono famoso e quindi ti dico che cosa devi votare, oppure io sono a favore di questa cosa, allora tutti quelli che mi seguono si orientano verso quello, l'influencer, il concetto di influenza, forse è proprio il concetto di influencer che non troppo mi piace, non capisco il senso, però l'influencer con una fotografia e soprattutto bisogna che sia una persona, come vi dicevo, che sia credibile come testimone, quindi chi ha subito una violenza può parlarvi di quella violenza, chi ha subito un'ingiustizia può parlarvi di quella ingiustizia. Chi non ha nessun contatto con questi elementi, a parte così questo, questa visione molto Instagram della politica, onestamente mi, mi lascia perplesso. Però oggi sono queste le cartucce che si sparano e, e, e si sparano, quindi a, a leggere su Instagram Didier Lezzano viene approvato ieri, senza meno. Nella realtà non è proprio così, perché appunto ci sono state diverse prese di posizione anche dal punto di vista politico, perché è una cosa divisiva, perché è una cosa estremamente politica, perché è una banderina, non è un caso che è una delle priorità che il nuovo segretario del PD, Gian Enrico Letta, scusate, ha tirato fuori perché? perché unisce il partito, perché è una battaglia da combattere tutti insieme e quindi è una mossa. Eh, da quel punto di vista positiva per il partito però ancora una volta è una mossa miope perché questi elementi di, 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 di riunione immediata sì possono essere utili però serve anche una visione nel tempo non si può sempre solo navigare a vista io leggo continuamente eh, la lega sale la lega scende il pd sale il pd scende Giorno dopo giorno, ma chi se ne importa, che è la febbre del bambino? Che, che, che significa? Cioè, non stiamo a guardare le variazioni del giorno, nessuno in Italia eh, si preoccupa di fare politiche di lungo respiro e secondo me, questo è veramente preoccupante. Per quanto riguarda poi l'omofobia, certo, Didier Alezzan Rischia forse in parte è una sorta di referendum su vuoi l'omofobia o non vuoi l'omofobia. A mio avviso non lo deve essere perché uno può non volere avere, come dire, disgusto per, per l'omofobia ma non necessariamente avere affezione per questo disegno di legge e per il modo in cui eh, l'omofobia viene contrastata. E come vi dicevo, personalmente come giurista, ma questo mi rendo conto è una tendenza mia, non mi piace mai troppo quando si va a smanettare nel codice penale perché... Poi si creano problemi, il codice penale è uno strumento molto, molto più raffinato di quello che si possa pensare, che tutti pensano che l'ordinamento sia un motore facile da smontare in cui tutti possono mettere le mani. Non è vero niente, è una cosa estremamente delicata che come niente si scassa. E, e però eh, quando si scassa, il problema è vostro, non è tanto solo del, del giudice. Va bene, allora io. Mh, Penso di avervi detto tutto, spero di aver fatto una diretta non troppo lunga. Non volevo fare una diretta lunga. Ci vediamo, spero, la prossima settimana, magari con nuove dirette e nuovi temi meno divisivi di questi. Ciao a tutti.